Cambia il Vinitaly, quest'anno si svolgerà dal 25 al 28 marzo con un inizio di domenica per dare un segnale forte nella direzione di Expo per operatori di settore e meno per semplici appassionati. Un Vinitaly che presenta un'altra sostanziale novità, che è quella della mancanza del tradizionale concorso con la classifica finale per indicare i migliori vini, ma è soltanto, da ribadire, un appuntamento di lavoro, speciale occasione di incontro dei produttori con buyer ed altre figure professionali. Per quanto riguarda l'Abruzzo, il Vinitaly sarà gestito direttamente dal consorzio di tutela, quindi dai produttori. Per il Sol, quindi la manifestazione dedicata all'olio extravergine d'oliva, la presenza a Verona sarà affidata alla gestione diretta della regione. Le immagini si riferiscono al tradizionale momento di sorteggio degli stand, che è stata anche occasione di confronto tra produttori ed istituzioni. Ascoltiamo l'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febo e il presidente del consorzio di tutela, Tonino Verna. La più bella novità è che quell'esperimento che abbiamo fatto lo scorso anno di quella società consortile ha dato i suoi frutti, tant'è che oggi, quest'anno e credo anche nel futuro, quella società è stata sostituita dai consorzi di tutela. Questo credo che sia un salto di qualità importante, sia soprattutto una garanzia per i produttori, sia una garanzia per la regione Abruzzo. Sicuramente quest'anno Verona non fa il concorso, quindi diventa veramente un momento di comunicazione con gli addetti ai lavori, riducendosi già un giorno, si comincia con la domenica, quindi diventa un momento veramente di lavoro, e quindi dobbiamo andare con tutte le prerogative, con tutte le caratteristiche culturali, economiche che abbiamo a disposizione per riportare qualche centesimo in più ai nostri produttori agricoli.